Buon pomeriggio a tutti gli amanti del calcio minore, ma soprattutto ai tifosi di Matese e Notaresco. Queste le due squadre che si affrontano oggi allo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese per la 25esima giornata del girone di F di Serie D. Chi vi parla, Alessio Schiavo, a farmi compagnia oggi al commento, Giuseppe De Sisto. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Grande partita oggi, nona contro sesta della classe, ma solo tre i punti che dividono le due squadre. Matese a quota 35, Notaresco a quota 38, ad un passo dalla zona playoff, che dista una sola lunghezza dai notareschini. Squadre pronte in campo, con la terna arbitrale guidata dal signor Vito Guerra della sezione di Venosa, coadiuvato dai due assistenti addizionali Davide Messina ed Andrea Romagnoli, rispettivamente delle sezioni di Cassino ed Albano Laziale. E si parte, questa è Matese Notaresco, divertiamoci. Trollato per Fabiano, che può mettere giù di prima per Galesio. Galesio ricamato! Questa è una grandissima azione, trae sul destro, lo fa in questo momento, lascia partire la conclusione! Che parata di Sciba e che conclusione di Daniele Napoletano! In piedi il pubblico presente sugli spalti, Ricciardi con il corner. Nel Napoletano smanaccia ancora Sciba, due super interventi del portiere avversario. La gara è abbastanza equilibrata fin qui. Occhio alla rete! Galesio 1-0 Matese! Cross perfetto di Setola, su cui arriva il numero 9 Zuccata vincente. Qui Sciba non può nulla, perché la conclusione aerea non è solo forte ma anche molto precisa. Buca l'estremo difensore avversario ed è 1-0 Matese quando siamo al 12° minuto. Occhio al lancio per Napoletano, che arriva sulla sfera. Ottimo il passaggio teso al centro dell'area di rigore. Occhio alla verticalizzazione per Tribelli. Tribelli con la conclusione dal vertice dell'area di rigore. Il numero 11 poi cross al centro sul secondo palo. Galesio con il petto. 2-0 Matese. No, annullato dal direttore di gara. Non si è alzata la bandierina dell'assistente, quindi non c'è segnalazione di fuorigioco. Che fame, che cattiveria agonistica per Galesio. Ha compiuto una corsa di tanti metri prima di entrare in area di rigore avversaria e depositare la sfera in rete, seppur in maniera fallosa. Parte Ricciardi, palla sopra la barriera, conclusione che termina di poco. Valenti, che è velocissimo sul lato di destra, prova a tenerlo Setola. Valenti la porta sull'esterno, poi dentro con la conclusione murata da Setola. Napoletano si libera di Bruno, va alla conclusione e qui non colpisce nel migliore dei modi. Per Tribelli a campo libero il numero 7, al vertice dell'area di rigore, conclusione alta sopra la traversa, ci ha riprovato Tribelli. Va a lungo sul secondo palo, smanaccia del giudice, bravissimo, perché alle sue spalle c'era appostato il numero 11 Setola. Passaggio di prima intenzione, si alza un campanile, Sciba manca l'intervento, quindi Fabiano dall'altro lato. Sfera che rimbalza da una parte e dall'altra dell'area di rigore. Tarisco che prova a penetrare in area di rigore, conclusione e palla che sfiora l'angolino basso. C'è stata una deviazione, va corto da un proprio compagno di squadra, scambiano, poi passaggio deviato, bravo del giudice in uscita, appoggia sul lato di sinistra per Pampano. Pampano punta all'area di rigore, torna all'indietro, gira per Diarra, conclusione da parte del calciatore Maliano. Col punteggio 1-0, quindi con un vantaggio che risulterebbe davvero molto prezioso. Arriva ora il duplice fischio da parte del direttore di gara. La prima frazione di gioco fra Matese e Notaresco si conclude sul risultato di 1-0. Palla che torna a rotolare, godiamoci quindi il secondo tempo di un match che è stato divertentissimo. Può andare da solo il numero 8, prova a pescare Galesio, palla lunga che arriva a Napoletano, Napoletano col mancino, palla fuori di un soffio, subito vicina alla rete del raddoppio. Verso Tribelli, manca l'appuntamento con la sfera Frederick, quindi il numero 7 se ne libera, entra in area di rigore Tribelli, cross sul secondo palo. E palla fuori di un soffio, conclusione al volo di Ricamato. Al varco va fino in fondo Pampano, velocissimo il numero 11, bravissimo Congiupo, e sfera allontanata da Tribelli. Valenti rientra sul destro, cross basso, situazione molto confusa, Albanese deposita in corner, gira poi verso Tribelli, Tribelli per Galesio, Galesio con la conclusione di prima alta sopra la traversa, si scusa con i propri compagni di squadra. Dorato che gira per Valenti, Valenti con il sinistro, bravo Albanese in area del numero 11 che rientra, va alla conclusione, deviazione, sfera allontanata da Albanese, si salva il Matese. Arriva in questo momento la battuta del calcio di punizione, Valenti sul secondo palo, Speranza la mette in mezzo, Setola allontana così come Ricciardi. Fabiano per Tribelli, alza lo sguardo, cross al centro sul secondo palo, no, parata di Sciba.
fino in fondo, prova a metterlo a sedere, poi si appoggia all'indietro. Conclusione sul secondo palo, arriva la rete del Notaresco. Beffa Matese, gol di Maio che trova il 12° gol in stagione. Occhio alla battuta di questo corner, Valenti sul secondo palo, palla che arriva fra i piedi di Speranza, conclusione imprecisa da parte del capitano della formazione ospite. Calemme sul secondo palo, palla spiovere al centro, Fabiano di testa, fuori di un soffio. Arriva però il triplice fischio del direttore di gara, il match tra Matese e Notaresco termina sul risultato di 1-1.